andiamo nello specifico, cominciamo col capire come le reazioni chimiche che generano energia funzionano. Partiamo da un principio anche qui comune, ovvero che quasi tutte queste reazioni chimiche funzionano sullo scambio di elettroni e sul meccanismo detto di redox, che sta per ossido riduzione. Reduction oxide in inglese, per cui redox. Le redox hanno questo doppio scambio, ovvero una delle due parti perde un elettrone, una delle due parti assume l'elettrone. Nello specifico, la parte che perde l'elettrone si dice che si ossida. Cosa vuol dire? Questo si chiama ossidoriduzione perché sono state studiate principalmente sui meccanismi dell'acqua, dove c'è effettivamente l'ossigeno in mezzo. Ma non è detto che serva l'ossigeno, è il meccanismo, quello dell'ossidoriduzione, che è importante. Funziona così. Un agente ossidante, perché ossida l'altro reagente, il reagente ossidante guadagna elettroni, quindi prende elettroni dall'altro agente. L'altro agente riducente perde elettroni e lo passa a quello ossidante. Quindi qui c'è lo scambio. L'agente riducente riduce l'altro, mentre lui si ossida. L'agente ossidante si riduce e ossida l'altro. Quindi quello riducente viene ossidato, quello ossidante viene ridotto. Ridotto, ossidato vuol dire ossidato, tradotto vuol dire che perde un elettrone. Riducente vuol dire che assume l'elettrone. Quindi l'elemento ossidante finisce per avere un elettrone in più che prima non aveva. Questo lo carica di energia. Però è energia indicata col segno negativo, per quello si dice che si riduce. L'altro, che invece si ossida, perde l'elettrone, perde anche energia, però perdendo questa energia, siccome è indicato con un protone, H+, in questo caso, comunque più, protone più, si dice che si ossida. Parliamo anche di un'altra cosa importante. Quando ci occupiamo di queste reazioni redox, quasi sempre abbiamo bisogno di coenzimi affinché funzionino. I coenzimi sono delle molecole che trasportano di fatto gli elettroni da una parte all'altra, ovvero che fanno questo trasporto, prendono l'elettrone dalla sostanza riducente e la portano a quella ossidante. Questo è il loro lavoro. Il più famoso che troviamo molto spesso è il coenzima NAD. NAD sta per nicotina amide adenine di nucleotide, nome lungo. Che è questo in questa figura così bello colorato, bello pimpante. Il NAD si presenta o in forma NAD+, quindi ossidata, quindi più carica positiva, o in forma ridotta, quindi acquisisce un elettrone e diventa NADH. E molto spesso lo troviamo, infatti, indicato nella maggior parte dei libri sul metabolismo come NADH. L'NADH ha parecchia energia e ci servirà per generare ATP. Nello specifico vediamo che, ecco, questo è il ciclo, questo che vedete qua dell'NAD. L'NAD passa a NADH, quindi si riduce, assume questo nuovo protone, poi ossidandosi lo perde, quindi questo idrogeno viene spostato da una parte all'altra. Una parte viene ossidato e quindi viene acquisito dall'NADH qui, quindi prima è qua, in questo elemento, che è l'agente riducente. L'agente riducente perde il suo elettrone, che è attaccato all'idrogeno, e lo attacca a NAD, che diventa NADH. NADH cede questo elettrone in più nell'ossidazione alla seconda sostanza, che a questo punto guadagna elettroni e si riduce. Questo passaggio fa in modo che la seconda sostanza si carichi di energia. Quindi l'energia che era presente nel primo elemento, tramite NAD, che è il coenzima, viene trasportato nel secondo elemento. NAD si trasforma costantemente in NADH per poi ritornare a NAD, quindi acquisendo e perdendo questo atomo di idrogeno e quindi caricandosi o scaricandosi di energia. E questo scambio di energia viene fatto, fa praticamente da tramite, da trasportatore fra il primo elemento e il secondo elemento. Primo che si ossida e il secondo che si riduce.